Hey Gucci, ben ritrovati dal vostro Underlink Antonio in questo brevissimo video per Yo-Kai Watch Puni Puni. È appena uscito l'aggiornamento e andiamo subito a vedere quello che è successo. In poche parole hanno raggiunto le Niambo Coin, ovvero monete speciali per trovare S ed SS. Da quello che ho capito si trovano sempre S o SS. C'è anche la possibilità di trovare un triplo S, però andiamo a vedere come si fa. Dunque, me l'ero un attimo appuntata qui la pagina perché sinceramente non mi ricordo assolutamente nulla. A forza di leggerla magari me la sarei anche ricordata, ma ci avrei messo più tempo a spiegarvela. Invece faccio prima a leggerla. Dunque, non avevo ben capito cosa fosse la prima missione e ho pensato, ma potrebbe essere la stessa che c'era tempo fa, ovvero sconfiggere Vela Nera? E in effetti sì. Usando il traduttore mi usciva fuori: completa 55 cerchi entro 90 completazioni. Completazioni, non è neanche una parola. Però ad ogni modo ho cercato un pochino meglio e ho trovato appunto su un sito specializzato in Yo-Kai Watch che bisognava combattere Vela Nera entro 90 secondi. Bisognava finire, insomma, combattevi Vela Nera ed entro 90 secondi dovevi finire. E fin qui ci siamo, in 30 secondi si fa facilissimo col team Cobra. Va bene, ho un team un po' troppo overpower per combattere Vela Nera, vabbè, guarda che roba. Insomma, è stato davvero facile. Manda 30 spiriti agli amici, io avendo 20 amici, 21 amici, in un paio d'ore lo faccio, in un paio d'ore ne faccio 40, perché ogni ora puoi mandare uno spirito ai tuoi amici. E fai 300.000 punti in attacco a punteggio, ne ho fatti 26 milioni, mi sembra. Sì, quasi 27 milioni. E poi fai 150 Energy Max. Fin qui, uno dice, sai, 150 Energy Max, ti fai 30 combattimenti, 30 lotte. Se riesci a fare entro queste 30 lotte tutti quanti sei gli Energy Max. Con l'evento di ora ci sono alcuni yokai dove ti puoi un attimo soffermare di più e fare tutti quanti e sei gli Energy Max. Quando vai in Fever li attivi. Quindi con 30 lotte, proprio male che va 40, ce la fai a farli 150 Energy Max. Fai 125 sfere bonus. Ora, a meno che uno non sappia di preciso dove andare a pescare bene il livello per fare le sfere bonus, io vi consiglio di mettere in squadra yokai che fanno sfere bonus con l'Energy Max. Ora, io non so di preciso chi ho in squadra che fa questo effetto, perché sinceramente non ho neanche controllato, ma mi sembra che forse è Doe Scariba o l'ultimo Reshogun che mi fanno le sfere bonus, perché ogni tanto calano da sole. Oltre a fare ovviamente il Puni Puni di almeno 11, mi sembra di grandezza almeno 11, ogni tanto mi arrivano le sfere bonus da sole. Quindi, ricapitolando, Vela Nera in 90 secondi, mandare 30 spiriti, fare 300.000 punti di attacco a punteggio, fare 150 Energy Max e 125 sfere bonus. Dura fino al 6 maggio se non sbaglio e si può fare una volta al giorno. Il gioco si aggiorna in Italia alle 5 del pomeriggio. Il Giappone sta, alcune parti del Giappone stanno 8 ore, altre 7 evidentemente. Tokyo o Fukuoka dovrebbero stare 7 ore avanti. Ad ogni modo, alle 5 del pomeriggio si aggiorna e se entro queste 24 ore riuscite a fare tutto questo, che è l'unica cosa più pesante da fare, sono gli Energy Max e le sfere bonus. Quindi se ci riuscite fino al 6 maggio, sì, è corretto, fino al 6 maggio potete fare appunto ogni giorno le Niambo Coin. E io sinceramente sto pensando appunto di sprecarci un pochino di tempo e farle tutte ogni giorno, anche perché alla fine si fanno, poi questo periodo insomma, scuola, si può iniziare quasi a saltare la scuola, perché oramai stiamo a maggio, è finita. Se ci avete tempo e modo di farlo, fatelo, perché comunque sia ne vale la pena davvero pescare, riuscire a prendere queste Niambo Coins, ne vale davvero davvero la pena. Ad ogni modo, questo brevissimo video è finito qui, volevo giusto farvi sapere, perché non tutti sanno che come si prende la Niambo Coin, addirittura uno sotto i video di Nazuma me l'è venuto a chiedere,
che c'entra in Azuma con Yokai Watch, ma ad ogni modo non fa nulla, non fa nulla, fa sempre piacere ricevere commenti. Da Andrelink è tutto e ci vediamo domani con un nuovo, anzi no, ci vediamo più tardi con un nuovo video. Bye bye.